Seika Deep Yak, la canna dedicata alle tecniche di pesca verticali tra le Seika Yak Series, le serie di canne concepite e realizzate espressamente per la pesca dal kayak. Dotata di una vetta molto sensibile e di un'ottima elasticità del fusto, è l'ideale per le tecniche di pesca in verticale che prevedono l'utilizzo di tamura in ciku o jig in acqua salata o con teste piombate abbinate ad eschi siliconiche di dimensioni generose in acqua dolce alla ricerca di lucci o siluri di dimensioni medio o piccole. In caso di necessità può essere utilizzata anche per una traina spiombata o con piombo guardiano da 80-100 grammi nel sottocosta in mare o nei grandi laghi con esca viva o artificiali medio pesanti in cerca di lucci o grosse trote. 6 piedi di lunghezza, 50-150 grammi di potenza alle specifiche principali, ma come tutte le canne Seika sono tanti i dettagli e gli accorgimenti concentrati in questa Deep Yak. Vediamoli da vicino. Partiamo come sempre dalla parte posteriore della canna, dove abbiamo un tappo in gomma che al suo interno nasconde un'utilissima crociera in ABS, leggera e robusta, utilissima in caso di utilizzo della cintura di combattimento o per evitare torsioni della canna durante l'azione di traina. Dopodiché abbiamo un inserto in carbonio con il logo Seika fronte e retro, il logo Yak Series che identifica tutte le canne prodotte da Seika e destinate all'utilizzo dal kayak e sul retro il logo RCSA, ovvero Rod Clip Safety Area. Più tardi spiegheremo meglio il suo significato. Dopodiché passiamo alla parte inferiore del manico che, come vedete, è sagomato nella parte superiore, è piatto, e riporta la scritta Deep Yak incisa nell'eva di alta densità, quindi di ottima qualità. Questa parte piatta unitamente alla lunghezza del manico, come vedete è molto ridotta, garantisce migliore prestazione durante l'azione di pesca e il combattimento. Passiamo al portamulinello, dal design moderno ed accattivante che lascia intravedere il fusto in carbonio della canna nel retro, dove è stampato anche il logo Seika, e sebbene la mancanza del grilletto porti a pensare all'utilizzo di soli mulinelli a bobina fissa, la forma ergonomica lo rende confortevole anche all'utilizzo di mulinelli rotanti. La ghiera di bloccaggio del mulinello è unita alla manopola di combattimento, anch'essa in eva di alta qualità e dalla forma ergonomica. Dopodiché troviamo il logo Seika stampato sul fronte, le indicazioni di warning sul retro e abbiamo l'innesto put-in. Innesto comune a tutte le Yak Series ed in grado di donare alla canna una maggiore robustezza, la migliore azione e meno punti di rottura. Abbiamo poi sul retro della canna look retainer della Sea Guide, sul fronte il logo della canna, ovvero il nome Deep Yak, sul retro il logo engraved handle, che si riferisce ovviamente alla parte del manico posteriore vista precedentemente che riporta il nome della canna incisa sull'eva, e si passa dopodiché agli anelli. Anelli che come vedete sono del tipo Lowrider LC, sono 11 in totale e sono adatti all'utilizzo dei mulinelli rotanti. Ritorniamo un attimo nella parte posteriore, dove abbiamo, come vi ho detto prima, Rod Clip Safety Area. Questo perché ogni canna delle Yak Series è dotata di questo. Questo è un cinturino di sicurezza che permette di fissare saldamente la vostra canna al vostro kayak ed evitare, per sfortunati incidenti, di perderla in acqua. Come? Semplicemente infilando questo cordino in neoprene e velcro dentro la canna. Si può tenere qui o in qualsiasi punto che vi può far comodo, fissarla saldamente con il velcro e fissare l'estremità al vostro kayak tramite il cordino o il moschettone. Bene, ora non ci rimane altro da fare che andarla a provare a pesca. Continuate a seguire Seika Predators Fishing e arrivederci alla prossima recensione.